Salve ragazzi, oramai Halloween è passato, però c'è da discutere riguardo un anime veramente interessante. Lo dico con questa voce perché in realtà per veramente interessante intendo dire una ciofeca, ma nonostante questo, i fan più vecchi che mi seguono da circa un anno potrebbero ricordarsi di quest'anime intitolato L'isola degli insetti giganti, tradotto in italiano ovviamente. Quest'anime praticamente tratta di alcune ragazze che vengono disperse su un'isola e in quest'isola ci sono degli insetti giganti che vogliono mangiarle. Nulla di più semplice. Ovviamente è un survival horror, ovviamente essendoci solo ragazze ci sarà tanto fanservice, ma l'anime è sempre stato una merda. Ora perché dico questo? Perché io non l'ho visto l'anime, ma vedemmo insieme il trailer un annetto fa, poi è uscito l'anime, mi pare. Non so se quest'anno, l'anno scorso, non mi ricordo un cazzo praticamente. So solamente che era una ciofeca. E adesso uscirà anche un film di quest'anime. Io non so cosa sia questo film e non mi interessa saperlo. Ora, giusto per uno sfizio personale e perché ho visto delle recensioni a dir poco oscene su questo trailer, lo andiamo a vedere. Prima di iniziare, vi do a cliccare sulla campanellina e lasciare un like. Detto ciò, preparatevi. Una musica veramente intensa. Una ragazza dispersa. L'aereo si è schiantato. C'è qualcuno? Ok, si ricorda di questa ragazza qua, anche se sembra un masso. Interessanti queste ragazze. Ah, c'è anche qualche maschio allora, mi ricordavo male, scusate. Questa grafica. Questa grafica. Oh. Oh mio Dio. Questa CGI. Io sto morendo. No, no. Oh Gesù. Che musica, oddio! È uno zombie! Oddio! No! Ragazzuoli, oggi abbiamo ammirato l'essenza del mondo, la luce divina, il barlume della speranza, il senso della vita. Oggi i nostri occhi hanno subito una grande rivoluzione, un profondo cambiamento, una mutazione in qualcosa di immenso. Detto ciò, ragazzi, fate sapere un po' voi cosa ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video.